Grandi cantine, frantoi oleari, salumifici, forni, imprenditori caseari e una folta rappresentanza del mondo della ristorazione. Sono i protagonisti che animano Marche, Tradizioni in Tavola. Il progetto è stato finanziato dal bando della Regione Marche, Marche dalla Vigna alla Tavola, operante nell'ambito del piano triennale di promozione per il settore agroalimentare, con il fine di valorizzare il vino di qualità nell'ambito della ristorazione, della buona tavola e dell'hotellerie, e dare così una forte spinta all'economia del nostro territorio, da sempre vocato al turismo e alla convivialità. Qual è l'importanza di appoggiare questa tipologia di iniziativa? L'importanza è dare una spinta alla ripresa del settore della ristorazione, ovviamente, del turismo, di tutto un indotto che fa parte di questo genere di attività. Nella ristorazione marchigiana si può davvero realizzare una rivoluzione basata sul chilometro zero e sull'uso esclusivo delle materie prime locali? Certamente, visto che abbiamo una regione ricca di tanti prodotti, ottimi prodotti, penso che comunque ormai sono molto conosciuti, quindi abbiamo tante cose da cui trarre possibilità di fare menù. Io vado molto sul tradizionale, ma anche menù creativi, tante cose. Poi anche questa serata è dedicata, diciamo, a un menù creativo ripreso sulla tradizione ormai sorpassata, da riportare però alla ribalta. Da quello che ha potuto vedere qui, nel suo locale, la pandemia ha fatto veramente crescere l'interesse dei marchigiani per i propri territori? Sì, ovviamente. A parte che già i marchigiani sono abbastanza interessati al proprio territorio, ci tengono parecchio, quindi anche il fatto della pandemia ha riportato molta gente a riscoprire il nostro territorio, la nostra cultura, appunto per l'impossibilità di muoversi liberamente come potevano far prima, quindi si è ripreso ad apprezzare le nostre, come si dice, le nostre tradizioni.